Salve a tutti amici di YouTube, sono Kindars dei Demon Gamers, oggi qui su Terraria. La dannazione eterna mi aspetterà per questo. Allora, sono qui in un nuovo mondo perché Terraria, sì Terraria, non è colpa di Terraria per una volta. Camtasia, anche per una volta, è sempre colpa di Camtasia. Non mi ha registrato, cioè sì, me l'ha registrato, ma non mi ha prodotto la scorso video in cui avevo battuto il cervello di Cthulhu. E quindi avevo fatto anche un bel po' di roba. Fidatevi, avevo fatto un bel po' di roba. Tra cui prendere dei meteoriti che cadono quando si spezzano i cuoricini che servono per evocare il cervello di Cthulhu. Avevo comprato il mini shark, che appunto, come vedete, ce l'ho nell'inventario. Eccolo. Bello, è divertente. Ecco i cuoricini. Ah, tutti e tre uno in fila all'altro, fantastico tra l'altro. Con il. Mi sono fatto il piccone del Crimson. Vediamo sto coso ci ha droppato un The Undertaker. Sì, ne ho già droppati altri tre. Non servono a niente, perlomeno io non li userò mai. Poi magari vediamo come funzionano. Perché nell'altro video avevo fatto vedere anche come funzionavano. Qui invece abbiamo droppato un Panic Necklace che aumenta la velocità dopo che si è stati stunnati, ovvero dopo che si è stati colpiti. Adesso qui sotto ci lanciamo una bomba e noi ci prepariamo per il combattimento. Tanto difficilmente i drop che mi danno sti cose mi serviranno o non li ho ancora presi. Perché sono pieno di questi drop qui. Ok, allora ci prepariamo. Tutto pronto? Sì, ho deciso che la nuvoletta non la usiamo. Dopo vi faccio vedere anche la nuvoletta. The Brain of Cthulhu has awoken. Allora, la prima parte della battaglia consiste essenzialmente in uccidere i suoi occhietti. È una cosa piuttosto fastidiosa. Perché sono tanti, danno fastidio. E beh, la cosa buona è che vengono respinti ogni colpo che gli infliggiamo, quindi è abbastanza facile riuscire a farli fuori. E il problema è che stanno sempre vicino al cervello di Cthulhu. Mi sa che ci muoio in modo tremendo. E se il cervello di Cthulhu mi spawna di fianco, è ovvio che gli occhietti mi danno fastidio. Comunque questa è solo la prima parte della battaglia. Perché poi arriva la parte difficile, quella da sfidare il cervello di Cthulhu. È fantastico, arriva anche la Goblin Army. La Goblin Army non l'abbiamo mai affrontata noi su qui. E basta, abbiamo vinto. Cioè, non c'è storia, abbiamo vinto. Perfetto. Beh, almeno vi ho fatto vedere che l'ho sfidato, no? Comunque, adesso torniamo nel nostro mondicino, perché non ho intenzione di affrontare questa Goblin Army, quindi taglio e ci vediamo al nostro mondo. Ed eccoci tornati. Adesso mettiamo a posto la roba che ci ha droppato. Allora, intanto, spiegazione rapida di ciò che è successo. Molto rapida, perché non ho voglia. È tipo la quindicesima volta che registro sta puntata, sempre per colpa di Camtasia. Praticamente, ho costruito due case nuove. Due belle case. Mi è droppato un po' di roba. Cioè, la scorsa volta, perché questa volta non mi ha droppato roba utile, tanto per cambiare. Il cervello di Cthulhu non so neanche se droppa roba. Perché adesso non mi ha mai droppato nulla. Però vabbè, questa roba la buttiamo via. So che serve a fare le pozioni, ma non me ne frega niente delle pozioni per questo momento. Questo qui. Ok, allora mi ha droppato prima di tutto la cosa più bella che mi abbia droppato. È questa. La nuvoletta magica, che tra l'altro non può oltrepassare i muri. Buono sapersi. Fa piovere sangue. Fa piovere sangue e il sangue danneggia i nemici. Poi abbiamo il mini shark che ho comprato dal tizio che vende armi, che è arrivato nella casetta di ghiaccio. Allora, ho costruito due casette, quella addosso qua sotto senza far apparire il menu. E questa qui di ghiaccio, qui c'è il tizio che vende armi, tra l'altro andiamo a pigliarci un po' di proiettili perché sono quasi finiti, col mini shark vanno via in fretta i proiettili. Shop. C'è anche questa qui che però non so se ho voglia di comprare perché non. Very fast speed. Boh, vedremo. Se un giorno mi gira la compro. Ho tanti proiettili adesso.
Perfetto. Adesso non si può dire che abbia pochi proiettili. Ho trovato l'elmetto qui che utilizzo come social, del genere che non mi cambierò mai l'elmetto dominatore finché non trovo qualcos'altro fonte di luce. Poi, come vedete, ho deciso di togliermi la cosa del faraone perché ero stufo di vederla. No, che bello, la testa della guida sembra sembra un oggetto. Non so che ora sia. Ho trovato la Jellyfish Necklace e la Skeletor Mask. La Jellyfish Necklace serve per fare luce sott'acqua quando mi veniva. Mentre la Skeletor Mask invece serve solo a... non serve a niente. Se avete notato, battendo il cervello di Cthulhu, droppiamo quelle che ho appena buttato via, vero? Sì, le ho appena buttate via. Adesso vi faccio vedere perché ce l'ho in questa chest qui. E ne ho tante. Droppiamo le tissue sample. Allora, beh, questo e i crimson block, che comunque sono blocchi del crimson. E poi appunto ci sono queste tissue sample che si utilizzano assieme al materiale del Crimson, che non mi ricordo più come si chiama. Adesso andiamo a vedere, perché ce lo dicerà sicuramente questo tizio qui. Insieme alle Crimson Bar, per fare tipo le armature. Sì, e i picconi. Cioè, i picconi e il martello che io mi sono fatto. E niente. Ok, adesso non so più cosa fare, perché non so se... è il caso di andare a battere anche il devastatore, il distruttore di mondi, il divoratore di cosi. Ma sì, dai, andiamo a battere. Allora, taglio per l'ennesima volta e andiamo a battere anche il distruttore di mondi, perché il cervello di Cthulhu non l'ho propriamente battuto in questa... non l'ho propriamente battuto in questo... Se vedete che sto parlando così a caso senza muovermi è perché sto resettando il timer che se n'è andato per conto suo, se è morto. Dai, chi se ne frega, faremo senza time. Ecco, tornato. Quindi dicevo, taglio e ci vediamo nell'altro mondo. Siamo tornati e l'ho riavviato subito perché tanto se non mi ricordo male la corruzione è qui vicino. Sì, l'ho già esplorato questo mondo. Cioè l'ho esplorato, diciamo che ci ho guardato un po' bene. È quasi mezzogiorno. Boh, questo sarà un po' un video giusto per tappare il buco che non ho fatto, quindi non sarà tanto lungo. Giusto, battiamo il distruttore di mondi, mettiamo a posto la roba che ci droppa. Ecco, appunto la corruzione. Corruzione penso che la conosciate tutti, beh, anche il Crimson, ero l'unico a non aver ancora affrontato il Crimson, mi sa. Sono un idiota. È provato. Sono un idiota. Risuscita adesso. Vabbè, almeno abbiamo una tomba nuova. Spero. Anche perché mi sa che stiamo per finire i posti dove scrivere i nomi dei boss. Dei boss. Non ho più niente. Ma niente con la gne. Cioè, non ho più vita. Non posso sfidare il Devastatore. Per quanto io possa essere o non essere forte, spero di droppare l'arma che mi serve. Perché il distruttore di mondi, il divoratore di mondi, non riuscirò mai a dire il suo nome giusto. È facilissimo da battere se si ha un'arma giusta che droppa una delle sferette che si devono distruggere per evocarlo. Adesso scendiamo così. Alla... voglio vedere la mia tomba. Portatemi alla mia tomba. No, ce l'ho già. Ok, allora. È molto facile se si ha quell'arma lì. Se non si ha, io non ho mai provato a sfidarlo se non si ha quell'arma lì. Davvero, non ne ho la minima idea. Perché l'ho sempre trovata. Mi sto dilungando in ciance inutili senza riuscire a fare nulla. Tanto per cambiare, perché poi è quello che facciamo sempre. No, guarda, vi voglio tenere in suspense. Allora, io, dato che comunque è tardi, devo smettere. Faccio così. Rompo i primi due, il terzo, aspettiamo la prossima puntata. Ciao!
Quindi adesso pian piano andiamo spaccando blocchi su 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 blocchi. Mi sono incantato, mi sono incantato. Ok, ci siamo arrivati. Cosa mi ha dato? Cosa mi ha dato? Oh, un moschetto. Ok, no, l'arma più inutile che si poteva trovare, l'ho trovata. Sì, posso dire di aver trovato l'arma più inutile che si poteva trovare nella produzione. Sì, una cosa orribile sta per accadere. Sì, il fatto che io spazzerò via il divoratore di mondi, sì, hai ragione, allora in quel caso lì. Qua moriremo soffocati, ne sono sicuro. Si aprono le scommesse. Chi scommette che io muoia soffocato prima di arrivare in superficie? Io scommetto il contrario. Beh, no, chiudo qui, dai, non ci voglia, va bene? Quindi ragazzi, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima dove batteremo il divoratore di mondi e dove spero di ottenere il drop che serve a me. Ciao a tutti, scusate se il video è un po' corto, ma è pure così per riempire il buco. Ciao a tutti.